Buonasera, io sono Christian Breed, io sono un artista, sono americano di origine, lavoro a Roma da quasi 6 anni, ho trovato questo gruppo, si chiama Alien Hot Rock, sono diventato subito dipendente della loro musica, proprio subito dipendente. Loro ho seguito il gruppo fino ad oggi, quello era 3-4 anni fa e mo quello che vedrete è un'intervista, insomma, con i membri del gruppo parlando un po' di quello che fanno e del loro approccio alla musica e al loro gruppo. Ciao! Ciao! Come stai? Bene. Come ti chiami? Claudia. Claudia, e cosa fai qui stasera? Sono andata a sentire il concerto di Eddie. Ah sì? E com'è questo gruppo? Questo gruppo è meraviglioso, li seguo da oramai 3 mesi, 3 mesi e mezzo. Sì, sì. Non ne perdo uno. Bisogna venire. Sempre. Come ti chiami tu? Mi chiamo Emanuele Carradori. Come si chiama questo gruppo di cui fai parte? Hot Rocks. Parlami un po' del vostro suono, del vostro stile, che fate? Ma il nostro suono si contraddistingue, credo, rispetto ad altre band, perché c'è molta energia nella nostra musica, c'è tanta energia e c'è anche il buon gusto di gestire questa energia a seconda delle dinamiche. Per esempio, quale brano? Come sono i vostri brani? I nostri brani sono incentrati principalmente su una cellula funk, diciamo. E poi spaziano anche tra rock, tra blues, però principalmente ci piace suonare il funk, ci piace suonare in particolare suonare il funk alla James Brown, che era uno, certo, è uno dei nostri maestri. Allora, dimmi quando. Vai. Allora, come ti chiami tu? Patrizio. Patrizio Sacco. Va bene. Allora, quanti anni hai tu? 36. Mazzo, dimostri molto di meno. Complimenti. È la musica che mantiene giù. Complimenti, giusto. E le creme. Sì, allora, da quanto tempo suoni con questo gruppo qua? Ah, un paio d'anni. Un paio di anni. E come è diverso suonare con questo gruppo che non con gli altri gruppi con cui avrai suonato nel passato? Ah, assolutamente sì. Come? Cioè, in quale modo è diversa l'esperienza? Fondamentalmente l'elemento forse più caratterizzante e più che per cui si differenzia dalle altre band è l'energia. Ok. E come l'energia di questo gruppo? Cioè? Beh, è un'energia... Eddie che incarna questa energia e la tramanda a tutti. Infatti mi ricordo, non mi scorderò mai, la prima volta che io suonai con Eddie, sì, andai a fare una sostituzione, ero stanchissimo, ero tornato tipo da Bari, non mi ricordo, per un'altra serata, e sono salito sul palco ero morto e vedevo questo individuo che saltava sul palco, ma chi è questo? Non potevi rinnegare l'energia di... No, certo. Infatti alla fine mi sono trovato, pur essendo morto, a saltare insieme a lui sul palco. Non potevi respingere, insomma. Assolutamente no, è contagiosa. Certo. Assolutamente, senz'altro. Allora, progetti per il futuro col gruppo, che pensate di fare? Cioè, quali i prossimi progetti, dischi, ma, registrazioni, cose così? Ci sono dei pezzi nostri su cui stiamo lavorando. Sì.
c'è in programma di andare a fare delle serate giù in Sicilia. Come ti chiami tu? Io, Emanuela Di Pietro. Ok, l'inizio dei Hot Rocks com'era per te? Cioè, come hai vissuto proprio l'inizio, la nascita del gruppo? Ah, gli Hot Rocks, l'inizio degli Hot Rocks è stato come aver creato noi, cioè noi abbiamo creato un progetto, io ho supportato Eddie nella creazione di questo progetto. Ed è stato come un bimbo che è nato e cresciuto pian piano, perché abbiamo iniziato, eravamo in tre elementi, con io, Damiano, Eddie, anche Ian come bassista, però è partito già bene, ma è migliorato sempre di più, con elementi sempre più professionali. È andato sempre più alla grande. Quindi insomma, è stato emozionante, fin dal primo momento. E lui è tuttora? È tenuta la scintilla, tuttora non vedo l'ora di suonare, oggi ero excited. Assolutamente. Ogni performance è una cosa a sé e il pubblico ci dà sempre emozioni fortissime e diverse ogni volta. Hit me baby, hit me hard baby, hit me real hard. Da quanto tempo suoni col gruppo, Damiano? L'abbiamo fondato io e Eddie nel marzo 2007, quindi sono 3 anni e mezzo. Allora, tu sei un membro fondatore del gruppo? Sì, è nato da un'idea mia e di Eddie. Allora, come hai visto l'evoluzione del gruppo? Beh, da quando l'avete iniziato? Siamo molto migliorati, abbiamo anche trovato una strada più giusta sia per Eddie che per noi, per Lele il batterista. Siamo sicuramente molto più affiatati sul palco, più confidenti, è molto più piacevole anche suonare adesso. All'inizio com'era? Com'era diverso un concerto dei Beh, Hot ogni Rocks? Volta che parte un progetto nuovo devi un attimo capire la strada che devi prendere, la direzione migliore, no? Ma certo. Dove i membri che partecipano possono dare il meglio. Certo. Più o meno ci siamo riusciti, adesso è un piacere, ripeto, suonare. Non c'è più stress. Non c'è più stress. Invece la dinamica fra te e Eddie come è cambiato sul palco questi anni? È casomai migliorato. C'è più intesa. Ci capiamo molto prima. Come? E subito direi. Veramente. Alright. Qual è lo stile che suonate voi? Qual è il linguaggio musicale? Perché è uno stile funk, però è anche rock, però è anche blues. Qualche volta, mio malgrado, è anche dance, quindi è abbastanza variegato, sebbene la cosa che mi piace molto è che abbiamo comunque un suono molto nostro. Come no? Sempre e comunque, quindi vuol dire che siamo una band. Allora, insomma, le canzoni che scrivete voi come sono? Cioè, le canzoni che scriviamo noi, a seconda poi, perché qualcuna è più funk, qualcuna più rock, qualcuna reggae. Certo. Quindi è... Diciamo che il mix ci piace. Come on, swim, swim, swim. Come on, swim, swim, swim. Come on, swim, swim, swim. Attention in the water, gotta go like this.
honey, baby, that's my motto. Giure, come ti chiami? Mi sa che ho un'idea, però ti chiedo lo stesso, come ti chiami? Mi chiamo Eddie Zengeni. Va bene, e qual è questo gruppo tuo? Cioè, qual è il gruppo? Siamo sei musicisti, right. E suoniamo qui a Roma, siamo insieme, non so, per 3 anni e mezzo. E l'hai iniziato tu il gruppo? L'hai fondato? Praticamente sì, stavamo io, Damiano, il chitarrista, stavamo in un altro gruppo, un tribute band dei Rolling Stones. Certo. Ci siamo conosciuti là, lui il chitarrista, io il cantante. Poi dopo un anno abbiamo deciso di allargare il giro, musicalmente parlando, di fare altri pezzi, altri brani. E poi dopo abbiamo, anzi presto, abbiamo iniziato a scrivere anche pezzi originali. Come scrivete questi pezzi originali? Cioè, qual è il processo lavorativo, insomma, dietro la scrittura di un pezzo, di una canzone vostra? Dipende, ma di solito Damiano verrebbe a casa mia con una chitarra acustica, forse avrà qualche idea già in testa. Sì. Suonerebbe qualche riffettino così. Sviluppiamo la cosa lì per lì e poi quando abbiamo una ossatura io inizio a già pensare dei testi, certo. Ascoltando prima la melodia, il ritmo, poi il secondo ritmo della melodia, il mood della canzone, se è una cosa triste, se è una cosa divertente. E come vedi il tuo ruolo nel gruppo, cioè la tua posizione, il tuo compito, la tua, insomma, come ti rapporti con gli altri, tu in paragone, in contesto col gruppo, come lo vedi? Beh, io come cantante, o come si dice in inglese, front man, il mio compito è di guidare la serata, e spesso volentieri anche vendere la musica, cioè sono come un venditore, no? Quelli che vendono la frutta, quelli che vendono la frutta in mezzo alla strada, urlano, quello. E anche di ovviamente far divertire la gente, farli ballare, farli divertire, magari anche farli commuovere, emozionare a volte secondo il pezzo. Sì, sì, sì. E quanto dialoghi col pubblico? Cioè, quanto no, è tutto un dialogo. Cioè, io sono in mezzo praticamente i musicisti, sì, e il pubblico. Okay. Sono l'aggancio, diciamo, il ponte, sì, direi. Sì, sì. E dove vedi i Hot Rods 5 anni da oggi? Ricchi, famosi, un yacht, grande villa, una bellissima piscina, e speriamo con al minimo due, tre album che avremo scritto. Me lo auguro. Grazie mille. He washed your lipstick from that glass that you drank from. Still got your messages hidden deep inside my phone. No doubt about it. You gotta stop the pain in my heart. Won't you please just come on home? Won't you come on home? Won't you come on home, girl? Won't you come on home, girl? Come home to me. Won't you come on home? Won't you come on home, girl? Won't you come on home, girl? Come home to me. Come on, girl. 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 Come home to me. Come on, girl, come on, girl, come on, girl, come on, girl. Come on to me. Won't you come out to my baby? Won't you come out to me, baby? Won't you come out home to me, girl? Won't you come on back to me?